organizzarsi per accogliere l'ondata di rifugiati in arrivo dall'Ucraina. Le questure riorganizzano anche gli uffici immigrazione a Padova. Negli uffici della Stang è stato creato uno sportello dedicato a cui già si stanno rivolgendo persone che attendono i propri familiari in fuga o famiglie che sono già scappate oppure associazioni. Una prima risposta che verrà modulata secondo il numero di arrivi. Abbiamo deciso di aprire, diciamo, questo percorso facilitato per i cittadini ucraini per riuscire ad accoglierli anche noi dal nostro punto di vista, dando tutte le informazioni riguardo, diciamo, la loro posizione sul territorio nazionale, e chiedendo se hanno un'ospitalità, se hanno già dei riferimenti qui su Padova. Se non li hanno, apriamo un progetto di accoglienza con la prefettura. Quali sono le prime indicazioni che possiamo dare? Allora, le indicazioni sono quelle di rivolgersi all'ufficio immigrazione, allo sportello che è stato appositamente creato, dove troveranno un operatore della polizia che darà tutte le informazioni, di venire se hanno dei documenti con i loro documenti o altrimenti di venire e rappresentarci semplicemente la loro presenza. Gli chiederemo di raccontarci qual è la loro storia, così da fornire, diciamo, le indicazioni più puntuali per poter regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale, premesso che loro per i primi 3 mesi dal loro ingresso sono comunque regolari e che quindi noi prospettiamo tutte le ipotesi, no, da richiedere la protezione internazionale a richiedere la protezione speciale che è invece prevista dal testo unico dell'immigrazione. Suggeriamo a chi ha dei familiari presente sul territorio di Padova anche la strada del ricongiungimento familiare con i loro familiari che sono già qui regolari su Padova, naturalmente nei limiti della normativa, così che ciascuno di loro possa scegliere liberamente secondo la propria volontà e secondo anche le proprie aspettative di ritorno anche nel proprio paese. Questi primi giorni come sono andati? Oggi sono arrivate già delle persone? Sì, oggi abbiamo ricevuto dei nuclei familiari, così come ieri e anche il giorno precedente. Si presentano dei nuclei familiari composti da mamma e bambini, prevalentemente è questa la composizione del nucleo familiare. Per ora hanno tutti un'ospitalità da parte di privati, nella maggior parte dei casi con cittadini che si sono resi disponibili ad ospitarli. Quante persone sono arrivate più o meno? Guardi, ne saranno arrivate una ventina qui su Padova, considerando anche, diciamo, quelle che sono arrivate proprio anche questa mattina.